Verde dappertutto. Io vivo nell'isola di Smeraldo, la verde Irlanda, e qui la natura la fa da padrona. Ma in ogni caso, a prescindere da questo, molti governi si muovono nella direzione del green, dell'economia che rispetta l'ambiente. Sia per una questione politica, la cosa porta più voti, ovviamente, ma anche perché in piccola parte, effettivamente il pianeta si sta piano piano erodendo e deteriorando e consumando. E tenerci cura un pochino di più è forse meglio e necessario. Per cui oggi ti voglio andare a parlare ancora di due ETF armonizzati, per cui per il mercato europeo, che puoi acquistare anche se non usi Toro. In questo video parlerò di due specifici ETF che sono nella mia watchlist e che devo ancora decidere se includere entrambi o magari solo uno nel mio portafoglio di trading 212, il pack che sto creando lì. Non sono sui Toro, come dicevo prima. Come gli altri due in precedenza, di cui ho parlato nel video precedente su robotica e di sports, ma volevo presentare questi due prodotti sul mercato europeo, come per il video precedente, perché molte persone mi dicono di non volere o di non avere i Toro e per cui non sono in grado di acquistare alcuni prodotti specifici. E poi, per lo stesso motivo, mi dicono che io punto troppo sulla piattaforma eToro per portare iscritti al referral e quindi delle commissioni a me. Ovvio, altrimenti come mi compro il panfilo? Ciao, io sono Pasquale e questo è il mio canale. Io risparmio dove ti do il racconto, il resoconto, tutto quello che vuoi, tranne soldi, sulla mia avventura alla ricerca della mia indipendenza finanziaria ed ogni tanto anche qualcosa di molto più pratico e specifico, come in questo video dove cerco di portare alla tua conoscenza due particolari ETF nel mondo della green energy e del sostenibile e di come intendo inserirne uno o magari entrambi nella mia strategia a pack di piano di accumulo passiva su Trading 212. Ti ricordo che puoi anche seguirmi sul mio blog www.risparmioinvesto.com e che puoi sostenermi, e anzi, se c'è qualche soldino in più, dammelo un po', no? Utilizzando i link affiliati qui sotto oppure tramite Patreon. Anche oggi taglio corto e ti porto subito al computer sperando che tu sia al mare a fare il bagno rinfrescandoti. Qui in Irlanda, come sempre, piove. Vabbè, dai. Andiamo al PC e poi ci vediamo in chiusura. Ed eccoci di nuovo su Trading 212. Andiamo subito a vedere i nomi dei due ETF che andiamo ad analizzare oggi. Sono l'iShares Global Clean Energy e l'iShares Electric Vehicles and Driving Technology. Due ETF che sono per l'ambiente. Perché? Andiamo prima di tutto a vederli su Just ETF. Partiamo dal Global Clean Energy. Cos'è lo scopo di questo ETF? L'indice S&P Global Clean Energy replica 30 titoli azionari più grandi e liquidi di tutto il mondo che sono impegnati nell'economia delle energie pulite, per cui si tratta di un ETF che segue solo 30 titoli che, per chi non abbia Trading 212, può trovare su DEGIRO, quotato su Xetra. Andiamo un attimino a vedere il fondo. Qua, poco più di 1 miliardo di dollari e una replica fisica totale, ovviamente essendo solo 30 titoli. Anche in questo caso, dovuto alla pandemia, abbiamo un 36% di volatilità in un anno, ma questa volatilità sicuramente è molto bassa e dovrebbe stare in linea con tutto il mercato azionario globale. Non ha copertura valutaria, ma essendo US dollar, ovviamente dovremmo stare abbastanza tranquilli. L'expense ratio 0,65%, una politica di distribuzione semestrale, per cui in questo caso vengono distribuiti dei dividendi. E bisogna tenere questo in considerazione se si vuole ovviamente risparmiare qualcosina sulle tasse. Ricordo che Trading 212, per chi lo utilizzasse anche, può richiedere per conto vostro l'investimento automatico dei dividendi per chi voglia risparmiare qualcosina di tasse. Andiamo a vedere il rendimento, appunto, che possiamo vedere qui. Nell'arco di 3 anni ha dato il 72%, poco più del 72% di rendimenti. 2016 e 2018 non sono stati anni molto buoni, però come si può vedere rispetto ai due ETF che ho visto settimana scorsa diciamo sul futuro, questo ETF ha delle problematiche relative alla volatilità, molto probabilmente legate alle legislazioni locali che permettono alle aziende di avere appunto dei fondi da destinare, magari nel caso in cui ad esempio ci siano dei supporti dati alle persone per investire nel clean energy, e mi riferisco al fatto per esempio di sussidi per l'acquisto di pannelli fotovoltaici o per l'acquisto di auto elettriche e così via.
Dividendi, abbiamo un dividendo annuale dello 0,09 centesimi, essendo appunto il fondo non costoso, parliamo di 7 dollari, di 7 euro addirittura. Ovviamente il dividendo è molto basso. La quotazione si può trovare a Londra, Stoccarda, sulla borsa italiana, London Stock Exchange sia in dollari che in British Pound, e poi anche in Svizzera e su Xetra. Per cui per chi segue Trading 212, altrimenti su DeGiro. Andiamo a vedere su iShare, sul sito dell'emittente, quali sono queste aziende. Prima di tutto, andiamo a vedere che è lo 0,65% anche qui, replicato in maniera totale con la distribuzione dei dividendi semiannuale. Chissà quanto diventeremo ricchi con 0,09 centesimi l'anno. Abbiamo detto che ci sono 30 aziende, quasi 1 miliardo e 170. 179 mila dollari. È stato la data dell'inception del 6 luglio del 2007, per cui è un fondo abbastanza vecchio, con replica fisica, domicilio in Irlanda. Eccoci, siamo qui. 30 aziende, come dicevamo prima. Andiamo a vedere quali sono queste 30 aziende. Solargi Technologies, Sunrun, Enphase Energy, Xinji Solar, First Solar, Plug Power, Vestas Wind, Siemens Gamesa Renewable, Compagnia Elettrica e Boralex. Queste prime, diciamo, 10 aziende che fanno parte di questo indice scoprono più o meno per un 56% del portafoglio, per cui diciamo è abbastanza diversificato. 41% proviene dagli Stati Uniti, 11% dalla Cina e a pari merito 7,5 e un 7% invece Canada e Nuova Zelanda, e poi a seguire il resto delle nazioni. Year to date ha dato un 23,36%, per cui si sta, diciamo, è un ottimo rendimento per questo scorcio di 2020, e speriamo di salvarci perché ancora non sono arrivati né gli alieni e neanche il meteorite. Però volevo far conoscere questo, diciamo, questo settore, perché penso che possa essere comunque un settore del futuro, dato diciamo, tutto quello che ho detto nel preannunciare questo video. Andiamo a vedere magari le prime due aziende, giusto per vedere chi sono e cosa fanno. Per cui prendiamo il nome dell'azienda e possiamo andare su, vediamo un po', Investing. Allora, andiamo in financial perché è quello che mi interessa. Hanno un gross margin del quasi 34%, 33,64%, un netto del quasi 15%. Un fatturato che è in crescita esponenziale è veramente enorme dal 2016, e anche il profitto è in forte crescita, per cui si tratta di un'azienda che sta avendo una crescita particolarmente ampia. Giusto per vedere, adesso me la guardo perché voglio vedere cosa ha fatto diciamo, negli ultimi anni. Effettivamente cresce, che è una bellezza. Andiamo a vedere magari la seconda azienda, la Sunrun Incorporated, anche questa è americana. Andiamo a vedere anche qui il financial annuale. Quindi abbiamo un gross margin del 23,6%, uno margine operativo del meno 26,82%. Andiamo a vedere cosa succede qui. Beh, il revenue è in crescita in maniera molto meno esponenziale rispetto a prima, con un gross profit che è in aumento anche qui, ma un operating income che è in forte decrescita. Per cui bisognerebbe andare a studiare molto meglio l'azienda e capire cosa sta succedendo. Comunque è un settore secondo me molto interessante, che va preso in considerazione se prima di tutto ci si crede, bisogna anche credere in quello che si sta facendo e anche capire dove si muove il mercato, per vedere se può portare nel breve e nel lungo termine una forte crescita. Sicuramente uno di questi due ETF andrà a finire nel mio portafoglio, perché il portafoglio Trade 212 è un portafoglio personale che sarà fatto appunto, spero, di crescita esponenziale. Andiamo a vedere il secondo ETF, che è l'iShare Electric Vehicles and Driving Technology, e qui già so quali due o tre aziende andarci a trovare. È un fondo nuovissimo, nato il 22 febbraio 2019, molto piccolo, solo 93 milioni, con un campionamento fisico ottimizzato in dollari,
ovviamente senza copertura valutaria, ad accumulazione, per cui fiscalmente è magari molto un po' è più efficiente, diciamo, dell'altro che abbiamo appena visto, senza copertura valutaria. Andiamo a vedere i rendimenti, appunto, di questo ETF, che nell'arco del 2020 ha dato un meno 10%, e diciamo, da un anno a questa parte, da quando è nato, ha dato un 0,93%. Però, se notiamo, questi 6 mesi includono la pandemia, e se andiamo a vedere appunto il rendimento negli ultimi 3 mesi, abbiamo un più 26%. E infatti i rendimenti peggiori sono stati a gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, e poi c'è stata la ripresa appunto ad aprile, come possiamo vedere da questo grafico. Dove è quotato questo ETF? Lo troviamo sulla borsa italiana, a London Stock Exchange in Svizzera e sullo Xetra, appunto per chi ha dei giro molto probabilmente lo troverà su Xetra. Andiamo a vedere il sito dell'emittente. Dunque, diciamo che prima di tutto l'obiettivo appunto è quello di andare a seguire. Anzi, non l'ho letto qui, sì. Leggiamolo qui. Perché devo andare a leggere dall'altra parte? L'indice Stoxx Global Electric Vehicle Driving Technology ed Epica società di tutto il mondo che si occupano di mobilità elettrica. Molto semplice. Andiamo a vedere appunto quante sono le aziende presenti in questo portafoglio. 85. Ci sono 21 milioni e mezzo di share outstanding e un P/E ratio del 14,93. Come dicevamo prima, un expense ratio del 0,4%. Viene ribilanciato annualmente e a metodo di replica fisica, non ha distribuzione. E poi andiamo a vedere il net asset è di 106, quasi 2 centinaia di milioni di dollari. Andiamo un attimino a vedere le holding. Ovviamente non avevo nessun problema a pensare che ci fosse Tesla al primo posto, ma è un ETF molto diversificato perché appunto sono, come dicevamo prima, 85 holding. E Tesla un solo 3,5%. Poi seguito abbiamo Maxim Integrated, Nvidia, Hexagon, ABB, la svedese ABB, Infineon Technologies, BorgWarner, Xilinx, Fiat Chrysler Automobiles, Aptiv PLC. Ovviamente non penso che queste aziende abbiano bisogno di presentazione. Andiamo a vedere un attimino dove è esposto in termini valutari. Abbiamo US Dollars, quasi il 44%, poi lo Yen e l'Euro. 14% e lo yen diciamo il 15%. Geograficamente parlando abbiamo appunto un 46%, 44% quasi di United States, un 15% in Giappone, Corea quasi un 10%, India e il resto tutto a seguire, diciamo abbastanza diversificato, però diciamo che le due prime aree geografiche di interesse coprono quasi il 60% del portafoglio. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questo video e anche di questa piccola finestra su due ETF molto ma molto interessanti con dei panieri molto specifici. Spero che questa condivisione, come sempre, sia stata di tuo interesse e se così fosse, per favore ti chiedo la cortesia di lasciarmi le tue impressioni nei commenti qui sotto per aprire magari una discussione in merito. Inoltre, se il video ti è piaciuto, distruggi il pollice in su, quello che fa così, iscriviti al canale, quello che fa glinglong, insieme alla campanella delle notifiche. E niente, anche per oggi è tutto, ho finito anche di fare lo scemo, ci vediamo al prossimo video. Ciao!